stamane, presso lo studio Finkletic di Scafati, la conferenza stampa di presentazione dell'evento Maggio in Arte al Castello di Lettere, manifestazione che si terrà dal 10 al 12 maggio. Organizzata dall'associazione Cam Campania, diretta da Palma Emanuela Bagnale, l'evento si prefigge lo scopo di abbinare la cultura e l'arte alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale. Momento importante dedicato al tema della violenza sulle donne con il matrimonio Like a Star, un matrimonio di quattro donne con se stesse per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento. Allora, ci troviamo alla manifestazione di presentazione della conferenza stampa dell'evento Matrimonio Like a Star, che si terrà nel Castello Medievale di Lettere dal 10 al 12 maggio prossimo. Abbiamo qui le organizzatrici dell'evento che ci spiegheranno gli obiettivi che dovranno essere raggiunti. Allora, ci troviamo in questo momento nello studio artistico di Ciro Ciliberti, che è uno degli artisti che prenderà parte a questa manifestazione artistica contro la violenza sulle donne. Le associazioni organizzatrici in questo momento sono rappresentate da Palma Bagnale, Angela Bagnale e Rossella Bagnale per il Comitato Sant'Antuono, mentre noi invece facciamo parte dell'associazione Cam Campania, che ha avuto proprio l'idea di organizzare questo evento al Castello di Lettere anche per un fatto di rivalutazione del patrimonio artistico e archeologico. In effetti qui in Campania abbiamo una marea di beni culturali che non sono valorizzati come dovrebbero, quindi cogliamo l'occasione con questo evento di valorizzare sia il patrimonio archeologico ma anche di lanciare una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. E qui con noi c'è anche Rossella Bagnale del Comitato Sant'Antuono, che prenderà parte a questo progetto e magari ci illustrerà di cosa si occupa la sua associazione. La nostra associazione si occupa di recupero tradizioni culturali del territorio e conservazione del patrimonio culturale dello stesso. Io ringrazio Palma Bagnale per averci coinvolto in questa bella esperienza e naturalmente ci incastriamo in maniera molto semplice. Ci sono delle origini storiche che legano il comune di Sant'Antonio Abate a quello di Lettere, che noi stiamo cercando di rivalutare attraverso una serie di iniziative. La nostra presenza all'interno di questo bellissimo evento tende proprio a voler mettere in risalto questo legame, che speriamo di poter evidenziare continuamente, mettendolo anche in diverse occasioni, come la collaborazione con le stesse associazioni di lettere, che ci auguriamo di poter rafforzare negli anni a venire. Scendendo nei particolari della manifestazione, come evolverà l'evento? Allora, innanzitutto vorrei dire che lo spettacolo innanzitutto è la sinergia che si è creata tra tutte le persone che hanno partecipato a questo evento. Brilla di luce propria, in quanto i valori sono veramente forti e come ogni gioiello che vediamo dal catalogo non rende mai la bellezza quanto dal vivo, e di conseguenza invitiamo tutti quanti a partecipare a tale evento, perché sono stati toccati tantissimi temi, soprattutto quello sulla violenza sulle donne, e a partire da questo poi andiamo a toccare la sensibilizzazione per quanto riguarda il territorio, l'ecologia e ancora di più la comunicazione, perché proprio realizzando questo evento abbiamo dimostrato come tante persone che magari prima non si conoscevano neanche, uniti per lo stesso scopo, per lo stesso motivo, con valori di cuore, hanno potuto risultare uniti come fratelli, e di conseguenza invitiamo tutti. Diciamo, uno dei punti cardine della manifestazione è questo matrimonio. Like a Star. Sì. In cosa consiste questo? Allora, ci saranno quattro donne che simbolicamente prenderanno in moglie se stesse. E in realtà una presa di coscienza da parte delle donne. Noi vogliamo invitare tutte le donne a svegliarsi, quindi parlare innanzitutto, e quindi dire basta alla violenza sulle donne. Possono sembrare dei temi, diciamo, non attuali. Qualcuno dice il femminismo è qualcosa di passato, ma in realtà non si tratta di femminismo. Qui si tratta di dati reali. Ogni giorno tramite il telegiornale veniamo a conoscenza di donne che vengono massacrate molto spesso dal proprio compagno, quindi il fatto di realizzare un matrimonio con se stesse è proprio una cosa provocatoria, perché diciamo lo slogan è
sposa te stessa e avrai meno possibilità di morire. E in realtà noi non siamo contro il matrimonio, è solamente una cosa simbolica che vuole far risvegliare le coscienze delle donne, in particolare quelle del sud che sono abituate a tacere, e quindi creare un movimento molto, molto unito di donne, ma anche di uomini che sono disposti a sposare questa causa e unirsi a noi. E in questo ci aiuteranno anche i ragazzi di Chiamata alle Arti, che è un progetto dell'Università di Salerno, che parteciperanno esponendo le proprie opere e realizzando anche delle estemporanee. E ci saranno gli artisti Antonio Apa e Ciro Ciliberti, e inoltre avremo la collaborazione del Circuito Cavallaro e del pilota di elicotteri Enrico Elefante, che darà la possibilità a chi vorrà di effettuare anche un giro in elicottero, quindi fruire dell'evento anche dall'alto. Nel corso dell'evento ci sarà spazio anche per la valorizzazione dei gruppi musicali del territorio e anche un appuntamento per le visite guidate alle ricchezze naturalistiche del comprensorio. Allora, in mattinata dal 10 al 12 maggio sarà possibile effettuare delle visite guidate al castello. Infatti sono state coinvolte anche le scuole medie di Sant'Antonio Abate, che parteciperanno all'iniziativa, ma l'invito è aperto a chiunque voglia partecipare, a prescindere dal posto in cui si trova, sono comunque tutti invitati. Inoltre il 10 maggio, 10, 11 e 12 maggio, saranno presenti dei gruppi musicali, in particolare il 12 sarà presente il gruppo musicale Onde Vibranti Group, con la cantante Raffaella Giordano e anche altri musicisti che fanno parte del progetto di Chiamata alle Arti. Inoltre ci sarà questo matrimonio, e siccome facciamo un matrimonio a regola d'arte, a vestirci sarà una stilista che si occupa di abiti particolari anche realizzati attraverso il riciclo, e lei è Maria Mauro, che collabora con noi in questa iniziativa. E se proprio lo vogliamo dire, vi togliamo una piccola sorpresa: due delle spose in questione siamo noi, Palma e Angela Bagnale, dell'associazione Camp Campania, che ha avuto l'idea di questa iniziativa artistica e culturale. Il Comitato Sant'Antuono è un'associazione che si occupa di rivalutazioni delle tradizioni culturali e storiche prettamente di Sant'Antonio Abate, però storicamente Sant'Antonio Abate è legatissima a Lettere per le sue origini. La nostra presenza all'interno di questo evento importante è innanzitutto legato a questo particolare, però quello che c'è da dire è che abbiamo sposato innanzitutto la causa importante che si vuole mettere in evidenza e che Palma ha messo bene in evidenza, ossia quella della violenza sulle donne, approfittando anche di maggio di monumenti, e quindi la location è di quelle più belle che abbiamo nelle nostre zone, e incastrandoci anche in quello che è il Forum delle Culture. Sì, il Forum Universale delle Culture, che quest'anno si terrà proprio a Napoli. E quindi insomma cerchiamo di ritagliarci, anche se a livello locale, uno spazio in un contesto che tende ad evidenziare dei valori, degli ideali o comunque delle cause che assolutamente vanno affrontate.